penso che questo sia una cosa che fa onore al ministro Di Maio e al sottosegretario Di Stefano, perché hanno messo ordine in una disciplina che onestamente si muoveva su binari paralleli e non sempre raggiungeva l'obiettivo. Manu, grazie, scusami se mi sono dilungato. Grazie Mimmo. Sentite? Sì. E a completare questo quadro, per dare ancora di più onore in realtà al merito, la persona in questione che propose quel passaggio fu l'ambasciatore Enzo De Luca, che ora è il nostro ambasciatore in India. Venne da me durante il primo governo Conte col ministro Moavero, proposi la cosa all'epoca, ma non c'era, come si può dire, l'allineamento degli astri politici, diciamo, su questo spostamento, perché chiaramente tutti i ministri temono di perdere parti del ministero. E poi, con la congiuntura del ministro Di Maio alla Farnesina e del ministro Patuanelli al Mise, ora ministro dell'Agricoltura, riuscimmo, parlando la stessa lingua di partito, diciamo, a fare questo spostamento, e si riuscì a fare una cosa che secondo me rimane una eccellente mossa, non per questa legislatura, non per noi, ma per il Paese, perché in effetti la nostra rappresentanza all'estero, le reti diplomatico-consolari, con gli istituti, con i desk ICE all'interno, gli istituti di cultura, diventano il più grande ambasciatore del trade, del commercio italiano nel mondo. Quindi si completa il quadro, non solo dal punto di vista gerarchico, perché ICE chiaramente passa sotto la Farnesina dal 1 gennaio scorso, e passa sotto la Farnesina, ma perché c'è anche una razza, una logica in tutta questa storia. Con questa piccola premessa lasciatemi intanto chiaramente ringraziare l'assessore Turano per l'accoglienza di oggi, la disponibilità, e l'amico Nicola Casconaro, con il quale ho il piacere di lavorare da un po' di tempo a questa parte. E perché ci si chiederebbe, perché credo che chi in Sicilia ce l'ha fatta, e lo dico da siciliano, ha il dovere, non il diritto o il piacere, il dovere di aiutare chi ancora non ce l'ha fatta a crescere. E questa è una cosa che dobbiamo fare Stato, con imprese e con tutte le istituzioni territoriali. E poi una parola in più per la dottoressa Rallo. Quando mi è stato chiesto di nominare dei membri di amministrazione al CDA dell'ICE Agenzia, io ho pensato due cose. Uno, deve essere rappresentata la Sicilia per i dati che diceva la dottoressa Rallo prima. Due, serve che la Sicilia sia rappresentata al meglio, non solo nella qualità di quello che si è creato, ma nella qualità della persona che questo ha creato. E quindi si è arrivati poi al profilo della dottoressa Rallo, che oggi ricopre questo incarico, e sono certo farà il bene delle imprese italiane in generale, ma della sua Sicilia e della nostra Sicilia in questo caso sicuramente ce la curiamo un pochino di più, mettiamola così per non scontentare nessuno. E fatta questa premessa, parto anch'io da alcuni dati, e sono un po' crudi i dati perché è la realtà di quella che è la situazione, ma li voglio dire per capire da dove stiamo partendo e dove dobbiamo arrivare. E il 2021 in realtà, nonostante un crollo del PIL mondiale, per l'Italia, con alcuni strumenti che poi vi racconterò, ha segnato una crescita dell'export. Noi abbiamo sul primo trimestre 21, sul primo trimestre 20, abbiamo una crescita, e addirittura abbiamo una crescita in valore assoluto rispetto al 19, quindi pre-Covid. Questi dati sono dati che ci devono far capire una cosa, che quando lo Stato lavora a fianco delle imprese, le imprese sanno trovare la loro strada nell'internazionalizzazione. Purtroppo su questi dati la Sicilia c'è una curva negativa, insieme ad altre regioni, chiaramente non da sola, e altre invece sono cresciute tanto. E l'altro dato che non mi fa stare tranquillo è la conoscenza degli strumenti a sostegno delle imprese. Questo è un problema che abbiamo a livello nazionale, spesso le intermediazioni non funzionano, ma i dati di accesso agli strumenti che abbiamo messo in piedi tra SIMEST e ICE sulla regione Sicilia sono allarmanti, nel senso che c'è una piccolissima fetta di imprese che utilizza questi strumenti. Ora, siccome so per certo, per conoscenza del territorio, che le aziende ci sono, evidentemente ciò che manca è la conoscenza degli strumenti, anche perché sono aziende vocate all'export, quelle siciliane, perché per lo più legate al mondo del vino, dell'enogastronomia e ovviamente di oli e derivati. Questi dati cosa ci dicono? Ci dicono che dobbiamo lavorare su due cose: percezione
del sistema paese da parte dell'imprenditore e far crescere, come diceva giustamente il maestro Fresconaro, la imprenditorialità, la managerialità dell'imprenditore, che non solo deve conoscere lo strumento, ma deve anche creare una struttura aziendale che possa accedere allo strumento e massimizzare la capacità. Su questa logica abbiamo iniziato a lavorare in Farnesina. Io ho avuto la fortuna di sedere nello stesso posto nel governo Conte 1, Conte 2 e nel governo Draghi. Stavo benissimo in tutti e tre i governi e gli strumenti di cui oggi parliamo in realtà sono stati avviati con il governo Conte 2 e partiamo esattamente da questa considerazione: come portare davvero alle imprese un vantaggio competitivo nell'internazionalizzazione. Poi noi ci occupiamo di questo, non semplicemente di impresa, che è ciò che fa il MISE chiaramente. Una parte è stata la riforma, portare dal 1° gennaio scorso, come dicevo, tutto il commercio internazionale in Farnesina. Cosa significa per le aziende? Significa avere un interlocutore unico, che non è una banalità in un mondo in cui per qualunque cosa devi bussare a 10 porte differenti. Significa all'estero bussare all'ambasciata e trovare anche ICE. Questa integrazione di cui parlava la dottoressa Rallo è fondamentale, perché si parlavano a volte anche due lingue diverse. Le ambasciate erano tipicamente il luogo della promozione culturale e ICE era il luogo della promozione commerciale. Oggi, per un paese come l'Italia, che vende sullo stesso tavolo cultura e prodotto, perché sono fatti della stessa pasta in realtà in Italia, questa è un'integrazione che rende per le imprese facilissimo riuscire a trovare i mercati. Il dettaglio non da poco dei servizi gratuiti di ICE è fondamentale, perché tra i servizi, giusto per dirne un paio, c'è ad esempio l'accesso ai registri dei buyer nei paesi dove vogliamo esportare, c'è l'accesso alle informazioni sulla tipologia di mercato in quel paese. Noi abbiamo anche dei portali come Infomercati Esteri, ma anche altri, Extender, dove sono i bandi del public procurement di altri paesi dove possiamo andare a prendere commesse. Ma oggi tutto questo lo trovate anche in ambasciata. Parlando di digitale, lo trovate anche su un portale che io invito la regione formalmente a diffondere ancora di più e molto di più in Sicilia, che è export.gov.it, un portale unico che abbiamo fatto che mette insieme tutti gli strumenti di ICE, SACE, SIMEST, Ministero degli Affari Esteri, Regioni, perché abbiamo lavorato con la conferenza Stato-Regioni per mettere in piedi questo sito anche, che con un sistema anche di bot chat, quindi di intelligenza artificiale, guida le aziende che si registrano all'accesso agli strumenti parametrati sull'azienda stessa. Vi dico molto chiaramente, perché io di formazione sono un ingegnere informatico, amo andare al dato. Vi dico sinceramente che noi siamo in procinto di ragionare sulla terza release di questo strumento, dove integreremo altri strumenti legati all'intelligenza artificiale che permettono alle aziende proprio di avere ancora più capacità di azione su quel portale. Ma siccome io sono abituato che se spendo un euro devo avere un ritorno di almeno due, il portale oggi è assolutamente sottoutilizzato rispetto alle possibilità. Il che a me sta dicendo in questo momento: aspetta, capiamo se le regioni, le camere di commercio, ICE sono in grado di farlo diventare uno strumento davvero utile alle aziende, perché io non lavoro per me ma lavoro per chi deve utilizzare gli strumenti, e poi lavoriamo una terza release. Ve lo dico questo con la stessa crudezza di cui l'avete dati prima: non serve avere strumenti, serve utilizzare gli strumenti, se no io ho fatto il mio ma mi sono fatto la faccia bella e basta. Andando alle altre parti molto importanti del lavoro fatto in questo anno, gli strumenti, tra tutti quelli che abbiamo creato, indubbiamente il più riuscito e il più utile è la finanza agevolata, il fondo 39481 di SIMEST. Perché vi parlo di questo fondo? Non solo perché ha stanziato già circa 6 miliardi di euro in aiuto concreto alle aziende esportatrici, 4 miliardi già elargiti con la prima apertura del fondo l'anno scorso, 2 miliardi che abbiamo messo nell'ultimo decreto sostegni, e dal 3 giugno ormai passato è stata riaperta già il portale per l'accesso e sono stati bruciati 2 miliardi in 24 ore. Il che dimostra che c'è tanta necessità di finanza agevolata per l'export. A differenza dei fondi della prima apertura, stavolta abbiamo tolto la patrimonializzazione, che era un po' quella parte, diciamo, che produce meno, in fin dei conti, aiuta l'azienda e quindi in tempi di crisi serviva, ma produce meno. Quindi oggi vi posso dire che 2 miliardi sono tutti stati investiti in
mercati esteri, in capacità di creazione della rete all'estero, in digital export manager, in capacità proprio di andare nei mercati esteri. Voucher per la grande distribuzione, voucher per la digitalizzazione. Abbiamo fatto un accordo con le regioni e abbiamo avviato nelle università la formazione di digital manager, cioè l'imprenditore può formarsi al digitale per poter esportare poi. Lo stesso facciamo con gli export manager, che con il voucher del fondo sempre 394 le aziende possono richiedere in azienda per avere capacità di esportazione, per conoscere i mercati. Tutto questo ve lo dico, è una sintesi, io sono lavoro con un'estrema sintesi, ma lo trovate su export.gov.it o andando al Flying Desk Ice, che vi invito e invitiamo le aziende chiaramente a frequentare sia quello di Palermo che quello di Catania. Poi sappiamo che i due poli produttivi sono per lo più questi. Ma perché vi parlavo di questo fondo? Perché intanto nel Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, nel PNRR, abbiamo inserito 1,2 miliardi di euro sullo stesso fondo, sugli stessi strumenti, perché crediamo che siano strutturali, debbano essere strutturali e non soltanto di emergenziali per l'epoca Covid, ma perché abbiamo da poco firmato un accordo tra il Ministro Di Maio e la Ministra Carfagna per il Mezzogiorno, dove appena potremo andare a definire al MISE, perché lì è la loro sede, il nuovo programma dei fondi di coesione dell'Unione Europea, dove sapete la Sicilia ha sempre una fetta importante di questi fondi e purtroppo non sempre vengono utilizzati integralmente, ecco, una fetta dei fondi di coesione sarà destinata specificatamente alle aziende siciliane per la finanza agevolata. Quindi che 2 miliardi che sono andati via in 24 ore, ecco, una fetta invece che potrà essere anche quella in cifre simili, sarà destinata soltanto al Mezzogiorno. Questa per me è una notizia molto importante, oltre al fatto che sono previste tante altre attività di promozione, di comunicazione e quant'altro per la Sicilia. Ecco, questa è una notizia importante perché molto spesso le aziende col concetto di piccolo e bello hanno scelto di morire negli anni recenti, perché oggi all'estero piccolo non puoi essere. E quando fai un accordo con Alibaba, li trovate anche questi su sia export.gov che su madeinitaly.gov.it, con Alibaba, con gli altri player internazionali, se sei sotto un certo dimensionamento non ti fanno stare sulla piattaforma, quindi perdi un mercato che è l'unico che ti dà ossigeno in una fase in cui il mondo invece collassa dal punto di vista commerciale. Pensate che soltanto nel sud-est asiatico 10 milioni ogni anno di classe media nuova, che è quella che compra italiano. Ecco, questo è quello su cui si è lavorato e su cui vogliamo lavorare. E chiudo dicendo soltanto una cosa. Noi abbiamo una missione che per quanto mi riguarda è parametrata nel tempo, con tutti i buoni auspici del mondo, il mio mandato fra un anno e mezzo scade. La mia missione è far conoscere questi strumenti. L'invito che vi faccio è fare lo stesso, perché quegli strumenti non hanno né il simbolo del mio partito né quello di Mimmo Turano sopra, ma lo dobbiamo alla regione, lo dobbiamo alle imprese che si spezzano il collo nei campi, come diceva Fresconara, agli imprenditori che vogliono crescere e che spesso non sanno come fare. Io, il prossimo anno e mezzo, come ho fatto nei primi 3 anni e mezzo, lo dedicherò integralmente a questo. Spero che siate insieme a me su questa battaglia, sono certo che ICE lo farà, sono certo che gli imprenditori lo faranno perché è nel loro interesse, sono certo che la regione lo vorrà fare. Collaboriamo di più, siate più presenti a Roma, perché sono stanco di sentir dire che l'Emilia Romagna fa benissimo, che la Lombardia fa benissimo, vorrei sentir dire che la Sicilia fa benissimo anche. Siete più presenti a Roma e cresciamo insieme, perché ne va del futuro dell'intero paese. Quando Mimmo Turano all'inizio diceva rappresenta l'Italia, ma qui siamo in Sicilia, sono d'accordo, ma se cresce la Sicilia e cresce il Mezzogiorno, cresce di più tutta l'Italia, perché abbiamo un potenziale infinito. Vi ringrazio.